Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, con una puntata lampo coerente con la sua piccola dimensione. È curioso sospettare che pochissimi conoscono un animale eccezionale da record. E non è un modo di dire, si parla del mustiolo, graziosa e minuscola specie che scopriremo in questa occasione. E occupa veramente un primo posto. Ma che animale sarà mai? Sigla! Il mustiolo, detto anche pachiuro etrusco, è un mammifero insettivoro, affine ai toporagni, quindi assomiglia a un topolino. Appartiene infatti alla famiglia dei soricidi, tutti animali molto piccoli. In latino sorex ha il significato di sorcio, cioè topo. Nel mondo esistono circa 200 soricidi, che si trovano in Europa, in Asia e in America del Nord. In Italia le specie sono 11. Il termine mustiolo deriva da mustio, cioè il forte odore di muschio di una sostanza oleosa che emettono speciali ghiandole maschili per attrarre la femmina. Tale sostanza viene impiegata anche in medicina e profumeria. Il mustiolo è distribuito un po' ovunque, a parte le zone alpine. Difficile vederlo. All'estero vive in Spagna, nella penisola balcanica e nel Nord Africa. Ma perché è da considerare una creatura eccezionale? Il mustiolo misura in media 4 cm più la coda. Ciò significa che si tratta del mammifero più piccolo del mondo. Un record riferito al minimo volume del corpo e il peso di 3 grammi. Solo pochi anni fa, in qualche grotta della Thailandia e poi della Birmania, si è trovato un altro mammifero, il pipistrello calabrone o pipistrello farfalla, che è il più corto animale del mondo. La pelliccia del nostro mustiolo è sottile, leggermente lucida, grigia, verso il marrone rossiccio, la pancia più chiara. Ha il muso lungo, da toporagno, con i baffetti e i denti forti e bianchi. Possiede anche peli sensibili in tutto il corpo, per sentire ciò che sfiora nel buio delle tane, particolare per lui molto importante. Il naso gli permette un olfatto finissimo, con le orecchie un ottimo udito. La vista è più scarsa perché gli serve poco. Una delle sue esigenze più strane, quanto impellenti, prende il nome di digmotattismo. È la necessità assoluta di sentirsi toccare su ogni lato del corpo. Questo senso di sicurezza, come un pupo tra le coperte, si aggiunge al bisogno di tepore. Nel caso debba abbandonare questo stato di beatitudine, deve fare in fretta, correre all'impazzata, ritrovare un degno riparo. Dopo pochissimi minuti il corpo si raffredda e lui entra in depressione. La base della sua vita è una temperatura che non deve mai scendere sotto i 15 gradi. In caso contrario, il mustiolo è morto. Le zone dove vive devono perciò essere almeno moderatamente temperate. Un bosco fitto offre nascondigli riparati e cibo. Così la macchia mediterranea, con rocce calde piene di screpolature. In un giardino pietroso c'è tranquillità e trova possibili tane. I muriccioli a secco sono i più ricercati, veri labirinti di corridoi tra pietra e pietra. Anche i terrazzamenti hanno file di massi e cespi aggrovigliati dove infilarsi. Le coperture di foglie secche sono caldi ripari che ospitano ragni, insetti e chioccioline. Attivo giorno e notte, dorme pochissimo. Ha bisogno di mangiare in continuazione, tanto cibo quanto il doppio del suo corpo. Ogni giorno, poche ore a digiuno e muore di fame. È la condanna di tutti i toporagni. Attacca insetti ferocemente, come minuscole falene. Per fortuna nel terreno e nei muri trova sempre formiche. I ragni fanno tele nei cespugli, senza muoversi. Sono prede facili. Alcune chioccioline dormono e stazionano su pareti e muri di pietra. Sono nutrienti e gustose. Vive male in compagnia, sta volentieri da solo, tranne nel periodo degli amori. Il maschio anche per scontrarsi con altri maschi. Nell'accoppiamento non si sa molto, a parte che lui odora fortemente di muschio e lei, tra marzo e ottobre, può fare anche 5 nidiate, ciascuna normalmente di 3-4 piccoli. La gestazione dura circa 4 settimane. I cuccioli sono senza peli, ciechi e sordi. Le dita sono saldate tra loro. Si nutrono di latte per quasi 22 giorni. Dopodiché sono ormai adulti normali. Ancora pochi esperti di fughe, è per loro il momento più critico e i predatori lo intuiscono.
Si tratta solitamente di rapaci notturni, come la civetta, che li sorprende mentre imparano a cercare il cibo da soli. Anche la Locco li vede avanzare attaccati ai muri caldi. Così Barba Gianni, specialmente la femmina che deve nutrire i suoi piccoli. Invece la donnola dà loro la caccia sia di giorno che di notte. Il ratto nero percepisce facilmente il loro odore moschiato, così il colubro lacertino e i suoi figli, ghiottissimi di soricide. Per far capire la piccolezza della loro vita, dirò per ultimo che vivono in media soltanto un anno. È estremamente difficile allevarli, sono timidi e delicatissimi. Inoltre non è facile reperire il cibo di cui hanno bisogno in continuazione. Cari amici curiosi della natura, che gradite le puntate lampo, vi sembra di aver scoperto qualcosa di nuovo? Pensate al mostriolo come un animale da proteggere e iscrivetevi al canale per aiutarci a migliorare. Cliccate anche sulla campanella per ricevere notifiche di puntate fatte appositamente per voi. Grazie e a presto. Ciao!